Ragazzi, siamo live qui su Starfield con Mike 1987 e come sempre andiamo in sigla! No, cazzo, ho messo la sigla quella con il copyright, vabbè, sta a posto. Vabbè, non fa niente, tanto YouTube... Vabbè, ci ho parlato sopra, va bene, va male... Fa male, ma va anche bene, non fa niente. Ok, ci siamo. Continuiamo l'avventura su Starfield. In realtà ancora non l'ho cagato proprio. Ragazzi, io non mi ricordo un cazzo tutto questo. Bellissima sta cosa. Non mi ricordo un cazzo. Ma perché c'è gente che corre completamente a caso? Ovvero? Ovvero? Non l'avevano fixato sta roba? Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, non si sa che cosa. Io vado, entro. Salve Salvino. Che dice questo? Sergente Yumi. Lui non corre almeno, però. Non corre almeno. Well, hello. You hear about the job by any chance? Dice il salottino che la live si vede bene, l'immagine è fluida. È fluida? Sì, ma noi, anche noi siamo fluidi? Siamo gente fluid? No? Non siamo... Vabbè. Lavoro, dimmi tutto. Certo, ho visto il cartello fuori, non direi al momento ho già abbastanza per le mani. Vabbè, dimmi tutto, frate. Part-time security officer. The position is very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had some gaps in the schedule lately. Non fare sempre la voce da professionista che sei un rozzume, lo so. When it rains, it pours type of situation. Quel che concerne purtroppo la situazione mi porta a parlare in un determinato modo che mi spinge ad essere una persona quasi normale, ma in realtà non è così. Vabbè, c'è un piccolo problema con la chat, perché vabbè, comunque, vabbè, non fa niente. Comunque. Te la leggo io, non ti preoccupare, non è un problema. No, quello per lei, perché sta la mia facciona sopra, invece deve stare la chat sopra, vabbè. Però queste sono cose che poi fixiamo. Allora, sicuro, dimmi solo che devo fare, vabbè. Well, first things first, I have to ask, do you have any security experience at all? 20. Ho lavorato come capo della sicurezza all'Astral Lounge a Neon per 8 anni tipo. Ho combattuto contro la flotta Kremisi. Mentiamo? Menti. Non deve mai sapere la verità. Oh yeah? No, and vabbè, lo vedi. Look, I can appreciate a wise ass. I catch you lying for real. Ci ha subito sgamato. No, non hai capacità di mentire. No, perché lui invece purtroppo faceva parte della Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Va bene, ci ha perdonato, ci ha dato la missione. Cos'è il TSM? You know, MAST, the Military Administrative and Scientific Triumvirate. Giant building in the center of the city? Headquarters of the entire United Colonies? I really should have given you a more thorough interview. Ma che ci sta a provare? Yeah, we all got friends who need things. But we've also got rules and regulations, and I'm not going to bend them. Your friend can file a request like everyone else. Forse per questa prima live sarebbe stato il caso di mettere un gioco in italiano, però vabbè, diciamo che mi sono reso conto adesso di una cosa, però vabbè. Allora, prima hai accennato all'Aegis. Sai cos'è l'Aegis? Basically UC intelligence. Penso che sia nato... help identify threats to New Atlantis. Io lo ricordo un benemerito. While we're separate departments,
There are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship. Dice il salottino, no? La we do Agent Plato this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation starts. Qual è l'obiettivo del gioco? Tit for tat. You know how it works. Ma scusami, perché salottino non conosce Starfield? No, non, really? È, non è un amante di Starfield. Lui gioca i giochi stupidi. È un RPG, è un RPG spaziale che doveva essere un capolavoro e diciamo è attualmente un bel gioco che hanno finalmente ottimizzato aggiungendo il DLSS e adesso gira bene, gira bene. Quando in day one io mi sono intossicato perché mi droppava frame come se non ci fosse un domani, per cui ho deciso di non portarlo più in day one, perché insomma non riuscivo a giocarlo bene su una 3080 Ti e girava bene sulla 4090, però senza che vado a flexare, ma in realtà diciamo il gioco era dal punto di vista dell'ottimizzazione era una merda. Adesso invece l'hanno fixato, quindi gira molto bene, gira bene, dai. Ok. Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll si end up. Girare. Mi as sembra strano sulla 3080 di dei problemi. As far as I'm concerned, it's none of my business. Girava male anche sulla 3080 Ti, ebbene sì. Poi ho anche rifatto il PC con una nuova scheda madre. Vabbè, comunque dettagli che non fregano niente a nessuno, probabilmente, anzi sicuramente. Allora, let me know if you have any questions. Vediamo il treno, ce l'abbiamo il biglietto? Tu ce l'hai il biglietto? Sì, 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 capo, alla prossima. Allora, presumo che dobbiamo andare da qualche parte. Credo di sì, anch'io. Uno scopo ce lo dobbiamo avere, tra virgolette. Io vedo un ascensore, capace che abbiamo prendere l'ascensore, però dice 66 metri. Ok, no, di qua. 55. No, saranno passi, secondo me. Boh. No, e poi mi riporta di qua. Perché è stronzo. Ah, ok, va bene. Ok. No, c'è il point che. Ok, l'ascensore. Avevo capito che dovevamo prendere. Andiamo a ricerca per difesa dei servizi sanitari. Ecco, i servizi sanitari, quelli di cui io in questo momento ho bisogno. Una ricovero d'urgenza. No, 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 un ricovero d'urgenza proprio. È la mia mente ormai finita. Ok, parliamo con questo. I hope you're not here to report something. If you are, it means you've seen far too much. You are, of course, welcome at any time here in Mast. Same as anyone. Just be aware that you are being monitored. Vabbè, facciamo delle cose così, tipo... We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC Security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent them. Il tuo nome è Plato? No. No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Tu di cosa ti occupi? I'm the acting head of Aegis, the intelligence division here in Mast. I oversee all our active projects and agents in the field, and I'm afraid that's about as much detail as I can give you. Cosa puoi dirmi su Aegis? All you really need to know is that we're here to serve and we're the good guys. Our main priority is the safety and security of the citizens and assets of the United Colonies, wherever they may be. Dobbiamo scoprire cosa è questa Aegis. Well, everything. Oh, it wasn't a compliment. Tu che profilazione hai scelto per il tuo personaggio? In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised.
So I'd like someone from UC security to handle the pickup. Una donna molto figa. Take the package back to Sergeant Yumi and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Perché ho dovuto venire qui? Well, I told the sergeant that anyone hired for this job should get my stamp of approval first. Nothing personal. It's just this sort of work isn't part of your normal detail. In che senso? We think non-UC affiliated groups have their eye on it and are using it to identify field agents. Normally, we just burn the location, but we didn't get this intel until after the drop. So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup to cover our tracks. Ho capito, dimmi dove si trova, dai. Take the net to the spaceport. Cioè, in realtà non capisco. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi and the job's done. Cosa c'è nel pacco? You really should know better than to ask for classified intel. What is this, your first day on the job? Lo scoprirete la prossima volta. Don't worry, I'm just giving you a hard time. I still can't tell you what's in the package, though. Ok, è un inglese molto, molto americano, eh. Cioè, io faccio difficoltà, insomma, non ho capito tutto, purtroppo. Good luck with the mission. Non sempre, in questo caso abbastanza, però. Diciamo, è abbastanza... Sì. E purtroppo preferisco giochi localizzati per, anche per le live. Però localizzati in che senso? In che senso? In italiano, in italiano, in italiano. Localizzati... Ah, in italiano. Sì, in Italia, no? Allora, stazione NAT. ma ormai i giochi italiani diciamo che saranno sempre di meno. Purtroppo le... ci metteranno i sottotitoli, quindi quanti ne vuoi di sottotitoli? A quanto pare molte aziende e sembra anche la Ubisoft momento didattico fare... attenzione, momento didattico questa volta, non di Goitalia, sì, di sì. Mike 1987 A quanto pare praticamente molte aziende di videogiochi, tra cui anche la Ubisoft, ho sentito, saranno praticamente, non investiranno più sul doppiaggio in italiano. Ma questa è una news che c'è, sai solo tu, perché non ho mai sentito questa cosa che Ubisoft, no, veramente? No, l'hanno detto anche Player Inside, praticamente no. non hanno più, cioè il doppiaggio in italiano... Il doppiaggio italiano è quello più costoso. Ah! E quindi per questo molto probabilmente si opterà per altre uscite, diciamo. Comunque okay, io lo vedo il pacco, ma non me lo fa prendere, non ho capito perché. Stanno pacco qua non sotto. Non ti ha dato il pacco. Vedi, c'è il punto. C'è, il punto sta qua, no? Però non mi fa interagire, perché? Vai dall'altro lato. Nascosto il pacco. Ha un pacco. No, io sono nascosto. Io sono ok. Ha nascosto, pensavo che avesse nascosto. Oh, ma me lo fa prendere. Ma te lo giuro, non me lo faceva prendere. Vabbè, a posto. Poi mi rivedo il video e mi voglio uccidere, però vabbè. Non mi dava interagisci, capito? Almeno non so. How's the investing? Still have questions? Il mago del fixato. Nicely done. It's really hard to find good help these days. Cioè, ma la missione questa era portare il pacco da lì a là, ma veramente. Be turning around. We've gotten a lot of new personnel. Chi l'ha scritta sta missione? Un po' alla Death Stranding. All I had to do was put up a sign. Sì, ho capito, ma era tipo 10 metri, capito? Cioè, a parte. As am I. And the best part is, since you're all part-timers, there's no paperwork. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. Oh, questo non ti ricorda il robottino di Guerre Stellari? Sta cosa? Sì, un po'. Eh? Un
un po' sì, ti dico la verità, un po' sì. Robottino che in realtà dentro ci stava una persona bassa di statura. È presente? Sì, sì, sì. Nella realtà. Nella realtà. Così, no? Ti ricordi com'era? Con le gambine che si muovevano? Perché era fatto tutto, a risparmio. Tecnicamente dovresti conoscere talmente bene la mappa da sapere che per andare là. Sì. Ah, allora, Bethesda punta molto sulle ore di gioco, da quello che ho visto. Sì, cioè, sì. Nel senso che più tempo stai sul gioco, più impari i luoghi, più impari dove devi andare. Sì. Molto alla cazzo, per capirci. Nel senso che simula delle cose reali, cioè, perché nella vita non ti compare dove devi andare, no? Fondamentalmente, però. Ah, boh, però oggi abbiamo Google Map, capito com'è? Capito? Sì, quindi ni. Cioè, teoricamente, io quando faccio il turismo, cioè, io se. Ecco, mo per risponderti, però, seriamente. Se io vado, che ne so, vado in qualche luogo europeo, che sia Parigi, che sia Amsterdam o Praga, dove sono stato tante volte, e mi funziona Google Map, devo andare da qualche parte, utilizzo Google Map. E mi faccio pure. Ehi, che cazzo? Che è sta cosa? Che cazzo? No, non ci credo. Non ci credo. Cioè, questo è bello e buono, ma se si è fermato mi ha detto c'ho i calli. Credo di avere i calli. Torno da troppo tempo, probabilmente. Ma perché? No, però abbiamo il 7 in uscita, il 7 dicembre, ricordiamo che quando è? Non è martedì, aiutami a ricordare il 7 che giorno della settimana è. Il 7 è giovedì. Giovedì. Allora, il 7 giovedì abbiamo l'uscita di Pandora. Sì. Prima del panettone del Pandoro, ma ebbene sì, diciamo, finalmente forse hanno fatto un gioco su il tuo film preferito, no? Avatar, non è il tuo film preferito? No, no. Ma lo scopriremo durante il gameplay. Vabbè, diciamo che è un titolo che non è ispirato, ma è proprio il titolo che è legato a i film di Avatar, non so se è ambientato prima, dopo, durante, non lo so, però dovremmo studiarci queste cose o no, che dici? Sì, ci sta. Ora studiamoci un attimino queste cose, così non facciamo queste brutte figure, facciamo questi fail. L'unica cosa saremmo poca ontas per un po' di tempo. Porca ontas. Facciamo porca ontas, no, speriamo di non fare porcate. E quindi, no. Diciamo, sperando che non siano cacate però magari anche sì, cioè, comunque noi lo portiamo, giusto Mike? Sì, non è un problema. Anzi, noi piace criticarli eventualmente. Quindi noi comunque porteremo, spero, noi, io sicuramente, nel mio su Go Italia sicuramente sì, ma spero anche tu Mike che voglia collaborare con me, per questa uscita il 7 dicembre, giovedì, quindi poi vediamo, io comunque lo porterò il Day One e vedremo se sarà una cagata o meno. Vedremo cosa accadrà. Oh, esatto. Prepara la carta igienica, va bene? mi piace, vediamo cosa accadrà, è bellissimo, è quasi radiofonico. Va bene Mike! Ci saluto, io vado in sigla e ragazzi ci becchiamo la prossima volta, spero con Mike o da solo, questo non lo so. È stato un po' di cazzeggio, missioni inutili che abbiamo fatto. Comunque, per il momento, Go Italia è tutto. Ciao! È da Mike, 1987, seguitelo su tutti i social!